insieme nello stadio, tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste. Calcio e dintorni, il campionato della capitale. Eccoli qua, i nostri campioni. Giancarlo Padovan, buongiorno. Buongiorno Marcello, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno a tutti voi. Complimenti per i tuoi voti a perdere sul fatto di oggi, ma poi ne parleremo, avremo modo di parlarne. Così grazie. Come la prima firma, il romanista è lui, in sostanza non ce ne vogliono gli altri. È lui, proprio lui, Tonino Cagnucci, sì, buongiorno. Buongiorno Marcello, buongiorno a tutti voi. Buongiorno Tonino. E poi probabilmente buongiorno. Il prossimo conduttore della Domenica Sportiva. Oh, sì. Stiamo lavorando in merito e forse ci saranno sorprese anche in corso d'opera. È lui, è il nostro Golden Boy, dunque Patrick della dinastia dei Von Brook. Buongiorno Marcello, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Poi dovrei scegliere se prendere il posto di Politi, di Zazzaroni o di Civoli. De tutte e tre, sempre troppo poco. Sì, vabbè, perché uno non me basta. È lui, è Carlo Zampa, evviva! Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, da dove vogliamo cominciare, amici miei? Ditemi voi, perché qui siamo alla vigilia praticamente di un nuovo turno di campionato. Stasera, poi. Appunto, stasera c'è. Allora, partiamo da Novara-Inter. Vorrei sapere da Giancarlo Padovan come vede questa partita. Male, male per l'Inter, bene per il Novara, anche se ovviamente il risultato positivo per l'Inter può scapparci, ma appunto, come dice il verbo, può scapparci, cioè può essere quasi un caso, perché la squadra vista con la Roma è stata una squadra, una non squadra. È vero che ha avuto delle occasioni, ma sono tutte occasioni prodotte dalla casualità. Giustamente ieri si diceva Antonino, diceva anche Carlo, insomma, che c'era da rammaricarsi per la Roma per non aver fatto bottino pieno, ed è vero, è verissimo, perché il gioco l'ha tenuto sempre la Roma. Allora non è solo per la crescita della Roma. Sentiamo male. Giancarlo, ti riprendiamo da qui a breve. Allora, Tonino, parliamo un attimo di Reja, perché insomma è l'uomo del momento. Se anche io non riesco a parlarne seriamente con te di questa cosa di Reja, perché sei putredine pura. Ieri ha detto una grandissima cosa, ieri pomeriggio quando abbiamo appreso la notizia, stavamo insieme in diretta. Sì, certo. Che è un galantuomo Reja, qui non c'è nessuna ironia, veramente, insomma, si vede, no, il profilo è per me è un galantuomo particolare, visto che ci ha regalato quattro derby, quindi ieri è stata quel mozzicone con la notizia, ci ha un po' messo in fibrillazione anche al giornale, siamo tutti preoccupati perché sì. Ci hanno venduto Muslera, ci hanno venduto Zara, Lichtsteiner che ha fatto due falli di mano nei derby. Se prendi anche Reja diventa, insomma, proprio un po' preoccupante. Sì. Fortunatamente Lotito si è dimostrato quello che è, anche lui, diciamo, a suo modo, un giallo rosso. Assolutamente. Ecco, aspetta, ve lo facciamo sentire. A quei pochi che non avessero ascoltato le parole del grande presidente Lotito, eccolo qua, è lui, è proprio lui, eccolo. L'allenatore non si tocca. Chiaro, ma lei è una persona per bene, come tutte le persone per bene, che hanno amor proprio, scusate, ma se lei qualcuno ogni giorno qualcuno gli venisse vicino e gli dicesse te ne devi andare, vattene via, scusa, insomma, non è che fa piacere a tutti, no? C'è chi dice io cioè, devo stare subito tutte queste umiliazioni, c'ha ragione, improprie, non dovute, indebite, se tanto l'allenatore, siccome c'ha il conforto della società e della squadra, l'allenatore non si tocca. Ecco, mi sembra impegnativo il discorso di Lotito, perché poi... è lei, È come... Lui dice Reja, che fa abbastanza ridere. Sì, dice Reja, sì. Reja. Io veramente da romanista spero che resti. Poi c'è anche l'aspetto un po' più serio, diciamo, anche prima ero serio, perché queste sono dimissioni spontanee, mi sembra. Cioè, il discorso che ha fatto dopo la partita di domenica l'ha già anticipato, quindi insomma, l'ambiente non ne ho più, cioè non è solo il caso Zarate, ne abbiamo parlato anche ieri, i quattro derby persi anche, ma c'è, sì. Contrariamente da quello che viviamo noi, non c'è proprio un'idea di gioco, non c'è
non c'è nulla. L'anno scorso è vero che la Lazio ha fatto bene, purtroppo, più che bene addirittura, però a un certo punto del campionato stava prima con 6 punti di vantaggio sulla seconda ed è arrivata quinta perché la Roma si è suicidata, se no era sesta, quindi ed era una mediocrità generale, quindi ha sprecato anche l'anno scorso, c'è da criticare lei. Qui non si sente il mio... Allora, abbiamo ripreso Giancarlo Padovan, che è con noi. Ecco, io vi invito anche a colloquiare tutti insieme fra noi, se magari vogliamo intervenire su una tesi che diciamo, eccetera, eccetera, facciamolo tranquillamente. Dicevi, Marcello? Tonino? Sì, eccolo Giancarlo. Sì. Una comunicazione di servizio. Dimmi. Posso essere messo in contatto con Eleonora? Sì. Come no? Quindi fornisco un numero fisso e di sicuro... Per una comunicazione migliore. Perfetto, lo facciamo subito. Grazie a te Giancarlo. Tonino, dicevi? Per chiudere, adesso insomma la situazione è ancora peggiore secondo me, visto che la squadra e lo dico si sono esposti, l'ambiente non avrà cambiato sicuramente idea, quindi la Lazio e Reia non può più sbagliare, non lo so, mi sembra la situazione... Hanno rimandato un problema, l'hanno acuito e insomma... Allora, questo ci dà la possibilità di discutere anche su due contrapposizioni, come dire, comportamentali, no, vale a dire, allora... Luis Enrique è stato messo in discussione dopo due partite, la società fa quadrato, difende l'allenatore, lo rende granitico e non se ne parla più. Adesso questo naturalmente voi mi direte, però l'atteggiamento dei tifosi nei confronti di Luis Enrique è completamente diverso da quello dei tifosi laziali nei confronti di Reia. Però Lotito, tutto sommato, ha fatto quello che ha fatto, con quella dichiarazione che abbiamo sentito prima, ha fatto quello che aveva fatto la società della Roma nei confronti di Luis Enrique, no? Ok? Però qui le cose stanno in maniera proprio diametralmente opposta, perché a me risulta, per esempio, che venga insultato Reia anche davanti ai suoi familiari, dai tifosi della Lazio, insomma questa non è una passeggiata di salute per quest'uomo, capito? Ma poi... questa è deprecabile, maleducazione, insomma. Hai capito? Questo ti condanna e basta. È un 65enne, io non dico che bisogna portargli rispetto anagraficamente, ma proprio come persona, perché è una persona per bene, no? Voglio dire, capito? Però... Come ti sentiresti se assieme a tua moglie venissi minacciato in caso di sconfitta per una partita di calcio? Sì, ma questo è in uso a Roma, perché è stato fatto ai giocatori della Roma, adesso è inutile che andiamo a ricordarlo, no? Carlo lo sa meglio di tutti, appunto, no? Ecco, no, sicché proprio è un malcostume che si perpetua. Ma come se ne esce? Vi chiedo, come se ne esce? Perché? Perché qui c'è il fantasma di Zárate, che poi... io lo sapevo che al primo inciampo veniva fuori st'inferno, no? Era scontato o no? No, se poi vuoi parlare della Lazio tatticamente, noi lo dicevamo, poteva cadere nello stesso equivoco tattico della Roma l'anno scorso. Hai comprato due punte pesanti, una la costringe a giocare esterno e non c'è nessuno che te la mette dentro sta palla. Quindi due attaccanti esterni, due attaccanti forti, due punte centrali così, ma che ci fai? Che dite voi? Che dite? È un problema che comunque coinvolge anche la società fondamentalmente. Cioè, mentre per quello che riguarda la Roma... almeno adesso, anche perché è una società nuova, una proprietà nuova, un allenatore nuovo, da parte comunque della gente c'è attesa e c'è comunque approvazione di questo nuovo progetto. Da parte dei tifosi della Lazio c'è, non dico odio, ma quasi nei confronti del presidente Lotito e adesso anche nei confronti comunque dell'allenatore. Quindi ci sono due situazioni, lì si trovano d'accordo soltanto sull'Aquila, su Olimpia, poi per il resto stanno uno contro l'altro, insomma. Mentre mi sembra che comunque dal punto di vista ambientale, nella Roma lo ha dimostrato il pubblico dopo Roma Cagliari, quindi dopo una sconfitta interna, e lo ha continuato a dimostrare anche in questi giorni, insomma, c'è comunque una maggiore compattezza, insomma, qualcuno ancora un po' indeciso sulla figura di Luis Enrique, però insomma c'è una maggiore compattezza, insomma, nella Lazio mi sembra che invece c'è forse una compattezza, ma in negativo, sia nei confronti del tecnico che nei confronti del presidente. Certo, un altro tema che mi appassiona, e proprio prendo spunto dal pomeriggio sportivo di ieri di A Tutto Campo con Patrick von Brugg, è quanto scrive per esempio stamattina in voti a perdere Giancarlo su Il Fatto a pagina 14, e dice: il peggiore 4 Lucio.
Siccome il calcio in testa a Stekelenburg era volontario, l'arbitro doveva decidere se l'intervento fosse grave e pericoloso. Risposta scontata, come l'espulsione. Ne avevamo fatto cenno ieri mattina, ma poi nel pomeriggio io ho sentito per esempio la tesi di Rino. Rino è per me un riferimento che mi fa sempre riflettere quando parla. E poi nel pomeriggio inoltrato ho sentito anche Cesari, il quale sono proprio di ordine opposto a quello che noi tutti pensiamo. Giancarlo, tu ci hai parlato con Cesare? Sì, io sono ormai, voglio dire, un afficionato di Radio Yes, quindi voglio dire... C'è un facente parte, è molto di più. Non vivo più senza Radio Yes. Dai, allora volevo... No, ma lo dico sul serio, con grande affetto e considerazione. Certo. Detto questo, io faccio solo un esempio che ho fatto anche a Cesare ieri. Allora, innanzitutto il calcio è volontario perché lui è in ritardo, palese. E se anche non fosse volontario, verrebbe punita la cosiddetta negligenza. Ora, la negligenza però è di due tipi. Una negligenza, cioè tu fai un fallo per trasporto, diciamo così, tecnico-atletico, ed il fallo non è grave e allora viene sanzionato. Magari senza ammonizione, ma viene sanzionato. In questo caso non può esserci l'ammonizione, ma solo l'espulsione. Primo perché è volontario, ma mettiamo anche che non lo sia e che il giocatore sia tradito dalla foga agonistica. Io faccio solo un piccolo esempio. Ricordate la prima o la seconda giornata di campionato, il Chelsea, un portiere avversario della squadra del Chelsea, uscì e andò a colpire con il pugno, anziché prendere la palla come voleva, perché lui voleva prendere la palla ma era nettamente verso la palla, colpì inavvertitamente, involontariamente, ma tradendo la negligenza tecnica, Drogba. Quale fu il provvedimento arbitrale? Espulsione. Certo. Perché era palese che non voleva colpire la faccia di Drogba, ma nell'uscita sbagliò l'intervento, colpì Drogba e cadde. Ora, questo è il primo fatto. Il secondo fatto è che Lucio ha il tempo di vedere, cioè mentre in un contatto aereo vedi e non vedi, perché ci sono i corpi dell'avversario e i corpi dei tuoi compagni, qui era tutto chiaro, era una visione palese. Io sono rimasto esterrefatto, non solo perché non l'ha espulso, ma perché anche poi il giorno dopo non se ne è parlato con la veemenza giusta che vi si doveva parlare. Neanche la sera, neanche mai. Insomma. Mai, cioè, voglio dire, ma vi dirò di più. Ho condiviso particolarmente un pezzo che ha fatto Casarin sul Corriere della Sera. C'è un'aria nuova che sicuramente è benefica per gli arbitri, ma vi state accorgendo che non si parla più degli errori arbitrali? Allora la domanda è: sono diventati infallibili? Sono diventati bravi? No, né l'una né l'altra cosa. Il punto è che c'è un clima anche nella stampa di generale accondiscendenza nei confronti del settore arbitrale. Questo secondo me è grave, perché ce ne corre dall'essere occhiuti e rigorosissimi e implacabili nei confronti degli arbitri e non lasciargli passare niente, ma ce ne corre anche da questo atteggiamento a passare alla condiscendenza assoluta. Perché io un fallo come quello di Lucio, onestamente, è difficile da vedere sui campi di gioco. Certo. Carlo, poi quando è stata la cosa secondo me più brutta, la finta che ha fatto Lucio un secondo dopo di essersi fatto male lui, il fatto che per come è avvenuto il fallo dal punto di vista dinamico non può non essere apposta, perché Lucio va di piatto con il piede destro, con il pallone che sta verso, diciamo, l'interno del piede sinistro, quindi anche l'intervento è da solo. Il fatto che lui si lamenti poi anche del fatto che i compagni della Roma vadano un po' verso di lui, questo poi per una sete di Cristo dovrebbe essere tre volte più grave. E quarto, che l'arbitro, per non scegliere, cioè l'arbitro o non dai nulla, dice, è stato uno scontro fortuito come Andanovic, no, ma nulla non può dare, cioè degli deve dare il rosso, appunto, però lui ha fatto ancora peggio, la scelta da mediocre. Cioè, lì secondo me c'era l'arresto, non certo. Ma detto questo, c'è su Twitter o uno di questi social network, ieri un giocatore della Juventus che non gioca, che si chiama Elia, e che è olandese, ha detto
perché aveva visto il suo compagno Sekelenburg colpito, eccetera, eccetera, odio Lucio. Cioè, no. Adesso lui ha esagerato. Beh, vabbè, sì, però ha capito da giocatore. Però da che... ecco, bravo, quello che mi interessava non era la sua reazione.